Allora, cara chat di OCV, buonasera. 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 Oh, ma non dovevi iniziare 5-0? No, nessuno ha detto 5-0, ma io sabato sera. Perché sei stato preso a pallonate, lo sai? Ieri sera ero qui. Che sei stato sabato preso a pallonate tu qui. E i tuoi beduini che ti hanno comprato, sì, lo sai. Sì, pallonate. Per favore. Sì, troviamo tutte le scuse. La coppa è nostra. Ci dissociamo noi. Trovate le scuse. Noi alziamo la coppa e festeggiamo oggi il triplete. Voi avete avuto più culo che Stonzi, anima, vi abbiamo preso Stonzi a pallonate e il fatto che una squadra che negli anni è costata 2 miliardi, una squadra che costa 2 miliardi deve vincere 10-0 tutte le partite. Siete stati presi a pallonate, avete fatto un gol a culo, perché avete fatto un gol a culo, e ditegli grazie a Inzaghi che non ha schierato Lukaku titolare dal primo minuto, se no ve lo facevamo così, ve lo facevamo così. Tra l'altro, quando voi come Lukaku non può giocare. Un video che ho appena pubblicato di tattica dove ti spiego come Stones ha fatto schifo. Ha fatto schifo. No, allora, adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Dallo stadio ci è parso il migliore in campo, però anche da casa. È parso il migliore in campo, Manfredi. Non capisci un cazzo, infatti. Comunque, raga, ho le spiegazioni sul perché l'Inter non è riuscita a vincere. Perché praticamente, perché il Monarca ci raccontava, sapete, tutta la tattica, e c'aveva ragione. Il problema è che il City ha ascoltato le parole del Monarca e non ha fatto fare un tiro in porta a Dumfries. Praticamente hanno tirato tutti meno che Dumfries. Vedi, tu sei capzioso e in malafede, perché io ho spiegato bene e l'ho rispiegato nel video, che non era tanto Dumfries. Più capzioso o più malafede? Era il fatto che i calciatori del City esterni, Grealish e Bernardo Silva, non sanno leggere i tagli. Tanto è vero che Dumfries è arrivato in porta. E c'è tanto di immagini, guardatevi il video che ho caricato, e dall'altra parte, perché ho specificato può essere dall'altra parte, l'occasione migliore che ha avuto l'Inter è un taglio che fa Gosens, che Bernardo Silva non legge, Gosens la spizza in mezzo, arriva Lukaku e poi la palla non entra perché si dice ha più quello che anima. Quindi ho esattamente letto quello che è successo. Andatevi a vedere l'azione di Lukaku, se non nasce da un taglio di Gosens non letto da Bernardo Silva. Scusi Monarca, complimenti, benissimo. Peccato che la partita è finita 1-0. Ragazzi, mi permettete un attimo sia di rispondere al Monarca che a Manuela, perché innanzitutto Manuela non ha detto nulla. Sinceramente prima c'è andata giù pesante. Sinceramente non capisco perché lei ce l'abbia con me quando io oltretutto nell'ultima puntata, quella di sabato dove si è giocata la finale, io non ho niente di eclatante, né più e nemmeno di quello che hanno detto gli altri, e oltretutto l'ho detto con toni molto pagati, non dando dei demeriti all'Inter, tant'è che io anche lì ti avevo specificato, io do il merito all'Inter di aver eliminato il Barcellona, il girone e quant'altro, però se si vuole fare un'analisi oggettiva per aver detto una cosa assolutamente normale, tipo che il percorso, e qui Augusto mi è andato contro, tu mi sei andata contro, cioè non possiamo negare la realtà, perché il Manchester City ha affrontato nei turni eliminatori, eliminazione diretta, il Bayern Monaco e il Real Madrid, quindi io non capisco perché tu ce l'abbia con me, perché io avrei detto una scemenza. Manico, perché Manico? Falla parlare! Okay. Allora Franci, ciao innanzitutto, non è stato detto questo, non è stato detto in questi termini, perché a mia domanda l'Inter era lì solo per fortuna, tu hai risposto sì, forse non avrai, perché urlavamo tutti, non si è sentito, però io ti ho detto così. Poi a parte quello, io mi sono particolarmente incavolata quando a un certo punto anche Emanuele è arrivato a sparare su Inzaghi, sull'Inter, eccetera, e tu l'hai assecondato. Io ho detto, Franci, scusa, cioè ti facevo una persona magari con un po' più di equilibrio nei giudizi, a questo punto mi caschi, quello è stato. Però no, evidentemente... poi non mi è stata data la possibilità di replicare. No, non possiamo andare a parlare tutta la serata di voi. Allora, andiamo un attimo. No, però. Infatti. Andiamo, vi faccio vedere alcune immagini che arrivano direttamente dalla piazza di una città dove si festeggia in finale, usanza strana, e quindi vado. Oh.
quindi i tifosi ci sono, esistono. Vabbè, Manfredi, ragazzi, io non ero a Istanbul, però mi fido ciecamente di quello che ha detto Andrea, perché era lì e i tifosi li ha visti, però secondo me questa cosa che loro, secondo me si sono semplicemente imborghesiti, perché se andate a vedere la festa per un campionato che loro nel 2012 attendevano da ben 44 anni, hanno fatto un macello di quelli che sono rimasti nella storia, basta vedersi il gol di Aguero. Cioè, no, Francesco, secondo me questa... i biglietti costavano tanto e c'è stata tutta gente che comunque ha un ceto sociale medio-alto, e quindi non ci sono stati i veri tifosi, ci sono stati quelli che ci avevano i soldi, e è ovvio che non sono è giusto, è vero, è vero. Ma è una tifoseria che si è imborghesita, punto e basta. Non è una tifoseria imborghesia, se devi spendere 3.000 sterline per arrivare a Istanbul, è giù, è vero, l'anno. Chissà quanto hanno speso. No, no, raga, comunque, io sono curiosissimo... di sapere... l'uovo alla fine non ci ha preso, anche. Mannaggia, proprio l'ultima, mannaggia. Io sono curiosissimo di sapere il perché Stones è stato il peggiore in campo. Perché ripeto, però dallo stadio magari non si capisce tutto, la devi rivedere. No, perché io, sai, Monarca, scusami, io guardando la partita poi dicevo a Pancio e Enzo, dicevo, cazzo, il Monarca l'ha letta giusta, perché sta andando come l'ha detta lui. Poi il City ha beccato un gol, l'Inter ne ha sbagliati tre. Però invece Stones e Rodri invece hanno giocato bene, e questo è l'unica cosa. Hanno annullato Barella e Cialanolo. Guarda, la sera prima della partita io nella mia live ho detto che Rodri è un fenomeno, e l'ha dimostrato col gol che ha fatto, perché quello che ha fatto non è mica culo, lì è che lui ha un piede fatato. Andiamo avanti. Per quanto riguarda Stones, ti rispondo con una domanda, Manfredi. Se una squadra avversaria, affrontando il Milan, lasciava libero Seedorf, che cosa faceva Seedorf in quella partita? Il disastro. Ecco, allora io ho caricato un video di 28 minuti con delle immagini, con delle slide della partita, non immagini create da me. È la Stones Cam. Immagini dove eravamo arrivati a 3:24. Più di una... Per favore, non interrompere, per favore. Per favore. Finisco subito, per favore. Ciccione. Più di una slide fa vedere come Inzaghi, volutamente e a mio avviso sbagliando, ha lasciato libero di impostare Stones, perché lo ha ritenuto il più scarso a farlo. Che è vero, perché se io devo scegliere uno a cui fare impostare, non scelgo De Bruyne, non scelgo Grealish, non scelgo Bernardo Silva. Ci può stare, ma perché ha giocato male? Scusi. Però questo... A parte che ha lasciato libero Stones, che non ha fatto nulla, non ha fatto un'imbucata, non ha fatto un tiro, perché è zero coi piedi. Detto ciò, però, se tu lo andavi a pressare, recuperavi il doppio delle palle, cosa che non è successo. Prego Gabriele. Ma allora, io non ti dico che sei stupido, scemo, perché ci stanno... Allora, per favore. Stanno, non lo... Però il tuo cervello, appena ha capito con chi aveva a che fare, è proprio scappato. No, io posso dire che tu sei un bambino che io sta cosa non la capisco. Tu sei un bambino che dovrebbe vergognarsi, perché da italiano che tifi una squadra inglese già fai schifo. Prima è un tifoso fluido, è un tifoso prima fluido, cosa ti posso vergognare, quindi io neanche ti considero un italiano, una cosa del genere è inaccettabile. Che poi non è neanche una squadra inglese, è una squadra araba, e City ormai è una squadra araba. Ma detto questo, se tu ti riguardi la partita e provi, però prima studiati un po' di tattica, quantomeno capisci cos'è una diagonale, una seconda palla, una palla scoperta, te lo studi e poi mi sai dire quante volte in impostazione, ma anche arretrando, vedevi Stones è stato lasciato libero tutta la partita. Gabriele, facci i compiti. Però non ho capito perché il tifoso fluido che tifa Inter va bene, il tifoso fluido che tifa Manchester City va bene, poi Manfredi tifa Manchester City e va bene. Vabbè. All'inizio l'hai criticato, ragazzi, tu l'hai criticato inizio live. No, allora io gli ho detto passare, che secondo me lì non è stato carino. Perché non è stato carino? Chi tu la tifa? Perché, sì. Perché il tifoso fluido si adatta innanzitutto all'amicizia, ce l'hai Enzo, devi fare grande mente, no. Hai fatto bene, Angela, hai fatto bene. Scusami, quindi significa che Gabriele è un amico di nessuno qua dentro? No, a proposito, è vivertela con l'amico, hai capito? Va bene.
No, no, scusate, tra l'altro, Monarca, non ho capito perché all'inizio, quando ha dato del bambino a Lil Chicken, ha attaccato anche Torre, che mi sembra sempre stato perché dalla sua parte. Mi hanno, un mio follower mi ha mandato un estratto della live di sabato. Che ha detto Torre? Torre dice che io sono un incompetente. No, questo no. Ragazzi, no, 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 c'è clippato, riguardati. Ma è vero, l'ha detto, ero io presente. Io ti posso dire una cosa. Ma eravate dalla stessa dentro, parte, ma perché? Qui dentro, io da pochissimi ho sentito parlare di campo, da pochissimi. Tutti gli altri vanno secondo me, ma la mentalità... Certo, ma, non ma noi la chiamiamo apposta, Monarca. Sì, uno che sa di calcio, ce ne sono due, tre forse. E uno sono del d'accordo. Genere che dice l'Inter vincerà senza giustificare un cazzo, perché non sa leggere. Se lo sentiva. Ma io ti posso fare scuola, dopo scuola e scuola serale. Di calcio. Allora, pagate il Monarca per la scuola, intanto arriva una bomba dall'Inghilterra. Quello che tu dici può essere anche giusto, allora, però cosa sta Vitale, facendo? Ti faccio una domanda io, Vitale, ascoltami. Aspetta, io non ho proprio parlato. Che... No, ti faccio adesso una domanda. Ti interroghiamo. Ti faccio una domanda perché ti reputo competente. Prego. Vai. Posso? Mi senti? Prego. Sì, no, ti sento. Allora, l'azione dove Lukaku si mangia il gol. Ok. Viene da una palla messa in mezzo da Gosens che si trova alle spalle di Bernardo Silva e che si fa sorprendere dal suo taglio? Non suggerite. Aspetta, sì, vero, ma io infatti non ti sto dando torto sulle tue analisi tattiche, ti spiego perché. Sicuro? Anche perché io sono anche venuto nel tuo canale e addirittura, se ti ricordi bene, ti ho detto a te ti dovrebbero assumere all'Inter e la presa non era in giro come magari ha fatto qualcun altro. Io ti rendo competente dal punto di vista tattico, però non si può far passare il messaggio, e questo credo che sarai anche più d'accordo con me, Monarca, che... Il Manchester City, per essere il Manchester City, questa partita la doveva vincere per forza 3-0. Ci sono vari modi per vincere. Questa squadra è una squadra che ha dominato la Champions League per tutta l'annata. Ci può stare che in una finale giochi anche sottotono, perché le finali storicamente sono anche brutte. No, raga, non mi rovinate. Il ritorno questo. Vittorino! Un po' triste ancora, però bene. Mi sei mancato. Però se mi lascia da solo, insomma. Commenta a caldo, che ne pensi di quello che ha fatto il signor Allegri? Allegri? Cioè, vabbè, Inzaghi. Sei un po' confuso. È un po' confuso. Volevo rispondere a Vitale rapidissimo, almeno di 30 secondi. Incredibile. Vitale, se tu detieni il miglior centravanti al mondo per detta di tutti, non secondo me, perché secondo me è Benzema, comunque diciamo, se non è il primo e secondo, ora non più è andato a giocare in Arabia Saudita, il miglior passatore d'Europa che è Kevin De Bruyne, e tu questi due non riesci ad innescarli per fargli fare 2-3 gol a partita, e Haaland viene fermato da un 35enne, secondo me possiamo dire che hai fallito e sei sotto resa totale. Ma è quella del Parma, gli hanno rubato il profilo, raga, gli hanno rubato il profilo. Questa qua è una narrativa non veritiera, Monarca, perché Haaland, esulando le partite con il Real Madrid e quella con l'Inter, è stato dominatore della scena per tutta un'annata. E tu che sei un esperto di calcio, cosa è successo nella partita di andata con Real Madrid e con l'Inter ad Haaland, a differenza di tutte le altre? Non ha toccato partite. Un pallone in entrambe le partite. Ma perché? Allora. Perché non ha toccato? È umano anche lui. Ma non ce l'hanno fatto proprio arrivare all'andata con Real Madrid. Lui è stato marcato a uomo da Rudiger e in finale lui è stato marcato a uomo da Acerbi. Quando Monarca, viene Monarca, marcato però, a uomo non tocca palla. Ecco, scusi, perché Monarca. Sarà sempre 20 spanne sotto a Benzema o a Lewandowski. Ma scusi, Monarca, stiamo parlando comunque di un ragazzo che ha 23 anni e già vinto una Champions. Esatto. Ah, un attimo, Francesco, sentiamo anche Leandro, io sfido Monarca a trovare un centravanti di 23 qua. Anni che decide una finale di Champions. Io ho sentito Bobo su questo discorso e non ha parlato di nessuna marcatura uomo. Quello che diceva era che era su Haaland, semplicemente era sempre raddoppiato, cioè visto che Bernardo veniva basso perché aveva Di Marco, lui era lasciato solo, e l'imbeccata verticale su Haaland ce l'ha solo De Bruyne, che è uscito
al trentesimo. Infatti, se ci pensate, Holland era andato in profondità e aveva anche tirato in porta. Una volta in 30 meglio. Minuti con Acerbi in marcatura, complimenti. Beh, vabbè, con l'Inter tutta chiusa, non è Acerbi in marcatura. Marca, possiamo dire che quello di Lukaku, cioè, l'avrebbe fatto Holland, almeno. Io posso dirti questo, guarda. Posso dirti che Haaland non è per niente il fenomeno di cui si parla, perché due volte è stato marcato a uomo e due volte non ha visto palla. Kevin De Bruyne dimostra ancora una volta che nelle sfide decisive non c'è. Si è fatto male. Nella prima mezz'ora che cosa ha fatto Kevin De Bruyne? Ha mandato Haaland in porta. Contro una squadra che sta col baricentro basso, che dovrebbe essere il tuo pane, quindi tu hai tutto lo spazio del mondo sulla tre quarti, non riesci a fare più di una giocata in mezz'ora e tu sei il miglior passatore d'Europa? Ma e voi veramente avete un livello di... È stato marcato molto bene, però Monarca, ti sfido veramente ad andare indietro nella storia delle finali e ti accorgerai che tutti gli attaccanti che decidono le finali c'hanno 30 anni più o meno. Ma questa mafra è una roba che non me l'hai detto anche a me quando eravamo via. Vi dico una cosa. Allora, nel 2006 Ronaldinho, che era il miglior giocatore del mondo, se è andato a vedere la finale con l'Arsenal, non tocca un pallone, e stiamo parlando di Ronaldinho, uno che il pallone te lo nascondeva, quindi le finali sono partite a sé. Ti caghi un po'. Infatti non è una questione di età, perché l'età che c'entra, cioè, nel senso, va bene, perché, ok? No, lo sai che c'entra? Che l'attaccante, il periodo migliore della sua carriera è 27-28 anni, 31. Questo è quello dove è al top. È chiaro che ci sono anche partite, ma in i due non toccano palla, cioè ci può stare. Il discorso può avere un senso se ad Haaland lo marcava Maldini, Samuel, Cannavaro, lo marcava uno di 35 anni, voglio dire, Acerbi, ok? Io mi aspetto molto di più da Haaland, ma a me non mi interessa di Haaland, io non sono qua per parlare di Haaland. Sono qui per dire che tutta l'analisi che ho fatto è tutta corretta. Stones l'avete visto fare una gran partita, perché è stato lasciato solo e non ha dato un'imbucata che fosse una o un tiro che fosse uno. Gabriele, non deride il professore, Gabriele, per favore. E l'azione di Dumfries è successa a campo aperto, c'è tanto di slide, solo che non è riuscito ad andare in porta perché Dumfries fosse stato una... Scusi, Monarca, scusi, chiaro. Voglio dare una bella notizia a Emanuela, perché pochi minuti fa, Di Marzio ha detto che l'Inter piomba su un difensore, Koulibaly. Siamo sempre sui giovani, no, scherzo. Proverà a chiederlo in prestito al Chelsea, dicono. Sì, ma a me questa cosa col Chelsea non è che tanto mi piace. Parleranno anche di Lukaku, ho sentito, e poi c'è questa questione di Onana che sinceramente mi getta nell'angoscia, perché Onana è un portiere che ora a cui non vorrei mai rinunciare, perché sembra che possa essere Onana la pedina di scambio. Posso darti una speranza, Manuela? Dimmi. Chi era il difensore più forte dell'Inter negli ultimi 4 anni? Skriniar. Negli ultimi 4, Skriniar. Quest'anno quanto ha giocato Skriniar? Pochissimo. Quando l'ha fatto, l'ha fatto male. Dove sei arrivata senza Skriniar? Finale di... Ora capisci che nel calcio, esclusi Maradona, Pelé, Cruyff, Ronaldo il fenomeno, non esistono i sostituibili. Detto ciò, io Onana non lo cambierei mai, ma stai tranquilla che insostituibili nel gioco del calcio, tolti i primi 5 giocatori del mondo, non ne esistono. Beh, sì, un attimo, ragazzi, scusate. Oggi è un giorno molto triste. Se n'è andato il più grande intenditore di figa che in Italia. Sono molto rispettoso. Ha visto la finale, lei? Sì. Che ne Holland pensa? Le è piaciuto? No, quello che ho capito è che il Monarca non ci capisce un cazzo. No, per favore. Aspetta, ma tu chi sei il fattorino di Just Eat col casco? Chi sei? Grandi, tra l'altro, parli, ma chi cazzo sei? Ascolta, vatti a bere un po' di latte e poi parli di calcio con me, ragazzi.